La chiusura del traforo del Gran Sasso, annunciata da Strada dei Parchi a partire dal 19 maggio, manda in tilt l'Abruzzo. Una decisione che va scongiurata, come vanno scongiurati però anche i pericoli per la salute pubblica derivanti da un sistema acquifero scarsamente impermeabilizzato rispetto all'autostrada e ai laboratori di fisica nucleare. Restano solo pochi giorni alla data fatidica e la provincia di Teramo chiama a raccolta i vertici di istituzioni e associazioni ambientaliste. Nella sala consigliare di Via Milli ci sono tutti, le prefetture di Teramo e L'Aquila, i parlamentari teramani, la regione Abruzzo e i sindaci del territorio. Lo Stato deve intervenire subito e stanziare i 172 milioni di euro per la messa in sicurezza delle tre infrastrutture che per forza di cose dovranno continuare a convivere. Il presidente Diego Di Bonaventura ha illustrato all'Assemblea il documento approvato all'unanimità dall'ultimo Consiglio provinciale. Bisogna affrontare una volta per tutte il problema che abbiamo sul Gran Sasso, la famosa messa in sicurezza, che sono 20 anni che se ne parla, 20 anni che qualcosa forse hanno provato a fare, ma i risultati sono quelli che vedete. Ogni volta si arriva con dei problemi, cioè noi dobbiamo scongiurare la chiusura dell'autostrada, garantire la salute pubblica della nostra comunità provinciale di Teramo e delle comunità circostanti. Perciò per risolvere il problema bisogna affrontarlo una volta per tutte, perciò ho convocato tutti qua in provincia per prendere contezza del problema, perché molti neanche sanno qual è il problema, e da qui si parte con documenti reali e programmatici per risolvere il problema una volta per tutte. Per la regione Abruzzo è intervenuto il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, che ha annunciato l'impegno dell'ente a fotografare la situazione e a chiedere con forza al governo nazionale la nomina di un commissario. Va bene il commissario, va bene fotografare la situazione, ma intanto il 19 si chiude il traforo. Ma questo lo sta dicendo lei, noi stiamo facendo tutte le azioni. Sta dicendo Strada dei Parchi. Sta dicendo Strada dei Parchi, vedremo quello che farà Strada dei Parchi, ma nel frattempo la regione si è attivata in tutte le forme. Come ho detto prima, il traforo non può essere chiuso, c'è una necessità assoluta di mantenere il traforo aperto per le esigenze che ho detto poc'anzi. È chiaro che oggi anche il governo sta lavorando per cercare di capire come uscire da questa situazione. Strada dei Parchi può chiudere il traforo? Io penso proprio di no, si tratta di un servizio strategico essenziale non solo per una regione ma per l'intera struttura del centro Italia, è uno snodo di collegamento nell'asse adriatico Ile Tirreno e Strada dei Parchi è semplicemente un concessionario che ha non solo l'obbligo di tenerlo aperto ma di tenerlo aperto in sicurezza, quindi esattamente il contrario. Sconcerto tra i sindaci del Teramano, la chiusura dell'A24 da parte della società Strada dei Parchi per ragioni di sicurezza finirà per distruggere quello che resta di un'economia già provata da sisma e maltempo. È l'acqua però la priorità assoluta. Oggi come Assemblea dei Sindaci dobbiamo far sentire intanto la proposta di tutti i territori, tutto il nostro territorio. C'è insomma ovviamente una forte preoccupazione rispetto all'annuncio della chiusura del traforo, ovviamente va scongiurata e va imposto a Strada dei Parchi assolutamente di revocare questa decisione, anche perché Strada dei Parchi deve capire che è una parte del problema e quindi deve contribuire alla soluzione. Il commissariamento è una soluzione che noi riteniamo non sufficiente, anzi potrebbe essere anche controproducente se non accompagnata da una scelta vera, reale, che è quella di uno stanziamento dei fondi necessari per poter fare l'intervento.